lavoro dell'ambasciatore è un lavoro di piccoli passi, di piccole cose, ma che finiscono sempre per fare la pace, avvicinare i cuori dei popoli, seminare fratellanza fra i popoli. E questo è il vostro lavoro, ma con piccole cose, piccoline. E oggi tutti siamo contenti perché abbiamo visto come due popoli che erano allontanati da tanti anni, ma ieri hanno fatto un passo di avvicinamento. E questo è stato portato avanti da ambasciatori, dalla diplomazia. È un lavoro nobile il vostro, tanto nobile. Così Papa Francesco ha commentato la svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, che hanno deciso di ristabilire relazioni diplomatiche grazie alla mediazione della Santa Sede, parlando ad un gruppo di 9 ambasciatori. Agli ambasciatori presso la Santa Sede di Mongolia, Bahamas, Dominica, Tanzania, Danimarca, Malesia, Ruanda, Finlandia, Nuova Zelanda, Mali, Togo, Bangladesh e Qatar, il Papa ha augurato un lavoro fruttuoso, un lavoro fecondo. La segreteria di Stato ha comunicato che negli ultimi mesi Papa Francesco ha scritto al presidente di Cuba, Raul Castro, e a quello degli Stati Uniti, Barack Obama, per invitarli a risolvere questioni umanitarie di interesse comune, tra le quali la situazione di alcuni detenuti, al fine di avviare una nuova fase nei rapporti tra le due parti. La Santa Sede, accogliendo in Vaticano nello scorso mese di ottobre le delegazioni dei due paesi, ha inteso offrire i suoi buoni uffici per favorire un dialogo costruttivo su temi delicati, dal quale sono scaturite soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti.